Kit Harington di GOT, lo scherzo della testa mozzata in frigo per Rose. Doveva essere un pesce d'aprile, ma stava per trasformarsi in una tragedia. E a ben vedere, se andando ad aprire il vostro frigorifero ci trovaste dentro una testa, di scena, mozzata, probabilmente qualche dubbio sul con chi diavolo state convivendo vi sovverrebbe, almeno per un attimo. Kit Harington stava per essere lasciato da Rose, decisamente sotto shock. Per l'impegno, 10, ma che cattivo. Kit Harington, adorabile burlone. E dire che Kit Harington, Jon Snow del Trono di Spade, ha un'aria da inguaribile romantico. La sua Rose Leslie è una ragazza fortunata perché lui è così innamorato che, pur avendo fatto tutti i preparativi per la proposta, non ha resistito e gliela ha fatta all'improvviso. Sotto la luce delle stelle. Davanti a un falò. E dopo il primo dei sì, l'annuncio è arrivato sul giornale e ha portato gioia e felicità nei cuori di tutti i fan. Tuttavia, il sogno stava per finire molto prima di iniziare, per colpa di un pesce d'aprile. Ma non un pesce d'aprile qualunque, lo scherzo ha consistito nell'infilare una testa mozzata di scena, probabilmente presa in prestito dal set del Trono di Spade, nel frigorifero di casa, così che Rose, ignara e rilassata, avrebbe aperto il frigo e preso un bello spavento. Quello che Kit non aveva ben immaginato era quanto la sua fidanzata avrebbe potuto spaventarsi. E ve lo diciamo noi, quanto, molto. Moltissimo. La testa di scena, per inciso, è un piccolo capolavoro in plastica e cera, ricoperta di sangue e sporcizia, con tanto di espressione di dolore bonus. Nel corso del The Jonathan Ross Show, Kit Harington ha condiviso il video della reazione di Rose, che urlando disperata si è accasciata a terra. Una famiglia di burloni. A quanto pare non è solo Kit, tutta la famiglia Harington è prona a questo genere di scherzi allucinanti, e ne fa quanti più spesso possibile. Il risultato è esilarante e, al tempo stesso, un po' spaventoso. La mia famiglia fa tanti pesci d'aprile, ma la sua no. Dopo lo scherzo era in lacrime, e io ero lì, come uno scemo. E le ho detto pesce d'aprile. Potete facilmente immaginare com'è andata a finire, non è finita bene. In parole povere, mi ha detto che se lo avessi fatto di nuovo mi avrebbe lasciato per sempre, e penso che nel pacchetto sempre ci fosse incluso il matrimonio. Anche la proposta di matrimonio non è andata esattamente secondo i piani, ma alla fine si è risolta per il meglio. Avevo un sacco di progetti per farlo, volevo appendere un po' di luci sugli alberi e fare un programma romantico per la giornata. Ma ci siamo ritrovati in campagna, sotto questa bellissima volta stellata, e mentre un fuocherello bruciava davanti a noi tenevamo un calice di vino in mano e ridevamo. Gliel'ho dovuto chiedere lì.